Si celebra quest'anno il 70° anniversario della canonizzazione delle sante di Lovere, fondatrici della Congregazione delle Suore di Maria Bambina, Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa. Pur seguendo le norme sanitarie previste a causa del coronavirus, la settimana dall'11 al 17 maggio è stata dedicata alla preparazione della festa prevista per il 18 maggio, quando si è potuto partecipare alla messa nella Basilica di Santa Maria in Valvendra, con due celebrazioni eucaristiche al mattino. Alle 16 invece il vescovo Pierantonio ha presieduto la messa pontificale nel santuario delle Sante Bartolomea e Vincenza. Ci siamo preparati a questa festa con una settimana di preghiera intensa fatta in modo alternativo, utilizzando la radio parrocchiale con una radioprocessione con 7 stazioni, 7 puntate, una per sera dalle 20:30 alle 21:15, accogliendo l'invito del nostro vescovo di fare una narrazione sapienziale, e cioè ogni sera accendere un focus, aprire uno spiraglio di speranza su un mondo che è presente a Lovere. E così abbiamo fatto, e abbiamo sentito le sante maggiormente anche presenti, e le abbiamo riscoperto la loro attualità, la loro presenza. Abbiamo vissuto in modo molto gioioso, molto bello, con un senso di riconoscenza grande, perché è anche la prima volta che in 70 anni di canonizzazione abbiamo la presenza del Vescovo a celebrare il pontificale che da sempre veniva celebrato in Santa Maria in Valvendra. Ma soprattutto dentro questa situazione di pandemia che appunto ci ha messo, come dire, un po' in discussione tutto, riprendere oggi, il 18 maggio, una data per noi importante, per le nostre due sante, e anche perché oggi ricordiamo Giovanni Paolo II, e veramente allarga ancora di più il cuore e lo fa riempire di tanta speranza. Quindi noi continuiamo a sperare, sostenuti da questi grandi santi che hanno fatto la storia della Chiesa e che sono dei grandi testimoni per tutti.